Buonasera cari amici, da oggi ho deciso di riprendere qualche diretta da una nuova rubrica che ho intitolato La Fionda. La Fionda perché voglio lanciare dei messaggi un po' più brevi dei precedenti e più veloci. Il tema di oggi è un tema che vuole coinvolgere a largo spettro più persone possibili, soprattutto oltre ai cattolici che sono il mondo a cui appartengo e da cui provengo, in particolare mi voglio anche rivolgere agli atei, a chi è attento alle minoranze, visto che noi cattolici stiamo diventando veramente la vera minoranza, e a chi combatte ingiustizie e diseguaglianze. Purtroppo, con grande rammarico, devo riconoscere e continuare a vedere che la Chiesa cattolica attualmente è svuotata dal di dentro, quindi veramente non è più un attacco del mondo, ma è un attacco veramente atto a farla morire, anche se noi cattolici sappiamo bene che gli inferi non prevarranno, che il cuore immacolato di Maria trionferà. Che Dio ha già vinto, però questa lotta veramente ferisce profondamente chi cerca di seguire la vera dottrina. Purtroppo questa domenica vi faccio un esempio, saluto Lucia Valente, ciao, anzi se volete condividere e attivare le notifiche vi ringrazio. Seppur il DPCM attuale non lo preveda, purtroppo nella chiesa dove io vado, scusate. Dove frequento la domenica del paese in cui vivo, ieri ho scoperto che era chiusa a causa del Covid, chiusa per 2 settimane e la stessa cosa l'ha fatta il vescovo di Pinerolo. E devo anche dire che la motivazione del vescovo di Pinerolo mi ha completamente stupita. Prima di tutto perché ha dichiarato che terrà chiusa appunto la chiesa alle messe per 2 settimane nel nome di una chiesa meno ripetitiva, meno individualistica e meno autocentrata. Ecco, io vorrei capire che cosa significa questo per un uomo di Dio che sa che al centro della chiesa c'è Dio stesso, c'è Cristo, c'è colui che è morto e risorto per noi. Ecco, quindi questo è una chiesa ripetitiva, ma ripetitiva di cosa? Cioè, il messaggio di Dio è eterno e non è ripetitivo, è sempre vivo e nuovo, dona vita. Individualistica, individualistica in che senso? Dell'uomo o di Dio? Dio non può essere declinato come individuo, quindi è meno autocentrata. Autocentrata forse per chi la vive in maniera autocentrata, ponendosi al centro, ma in realtà è Dio incentrata. Quindi questa dichiarazione è completamente fuorviante e fuori luogo. Ma non solo, la cosa peggiore è che sempre dichiarato dal vescovo, questo è un accordo che avrebbe preso con la Chiesa Valdese, in quanto ha dichiarato sono pervenuti congiuntamente con la volontà di dare a questo gesto una valenza ecumenica e di testimonianza civile. Ora, che all'interno della Chiesa ci sia, prevalga la testimonianza civile, questa cosa mi manda un attimino in confusione, nel senso la Chiesa deve prevalentemente occuparsi delle cose di Dio. E quindi anche questo è qualcosa che non va bene. Ma poi prendere un accordo con valenza ecumenica, con la Chiesa Valdese, che comunque è una Chiesa cristiana riformata, cioè ispirata alle riforme protestanti del Cinquecento, ecco, a piegarsi, come dire, soggiogarsi a queste volontà, decentrando il centro reale della Chiesa medesima, che è Cristo, ecco, questa cosa proprio mi lascia perplessa. Saluto Giorgio Tarallo, caramente, e anche Tina. Ciao a tutti. Se volete attivare le notifiche e condividere, vi ringrazio. Ma la cosa che mi ha lasciata ancora più perplessa è proprio perché il vescovo di Pinerolo ha vissuto proprio sulla propria pelle e in prima persona il Covid. Mi domando lui, in quei lunghi giorni dove è stato veramente in terapia intensiva, a chi rivolgeva il pensiero, a chi rivolgeva la mente, a chi rivolgeva proprio la richiesta di aiuto. Penso, spero, a Dio. E quindi se lui ha rivolto in quei lunghi giorni di terapia intensiva il suo pensiero, il suo amore, la sua lode, la sua implorazione a Dio, ecco,
Perché privarne ora a persone che vorrebbero attingere da Dio medesimo quella forza che attualmente sembra manchi ai più. Oltretutto, l'altra cosa che mi lascia stupita di questi sacerdoti o vescovi o chi per essi decidono di chiudere le chiese, seppur il DPCM attuale non lo preveda, è capire come mai si sono dimenticati che la Chiesa dovrebbe proprio parlare di vita eterna, non avere timore di una morte terrena. È la Chiesa stessa che dovrebbe insegnarci più che mai oggi che la vita eterna è quella che ci conduce a Dio, quel Dio per cui loro hanno dedicato o dovrebbero aver dedicato la propria vita. Una chiesa che attualmente e più che mai dovrebbe parlare di novissimi, cioè la morte, il giudizio e il destino eterno. Ecco, sono queste le cose che la nostra chiesa dovrebbe insegnarci, soprattutto nel mese di novembre, che è proprio il mese in cui si dovrebbero fare questi approfondimenti. Invece, sacerdoti che io definisco non coraggiosi, ecco, non solo ci privano del cibo eterno, della parola eterna, della parola di vita, ma ci privano anche della conoscenza, appunto, di quello che è materia propria e specifica della Chiesa. Una Chiesa che dovrebbe parlare di peccato mortale e non andare a messa la domenica è un peccato mortale, è una Chiesa che dovrebbe parlarci di tentazioni e del demonio. È proprio quel demonio che tenta, secondo me, di chiudere le chiese oggi. Perché, come diceva Padre Pio, il mondo non può esistere senza le messe. Può esistere senza sole, ma non senza le messe. E poi proprio ieri che si è parlato di poveri. Ecco, noi cattolici siamo poveri che stiamo elemosinando la parola di Dio, siamo poveri in spirito. E allora mi domando, se questi sacerdoti poco coraggiosi o vescovi o chi sia per essi vogliono come dire, chiudere le chiese per timore della morte corporale, dimenticando che questa morte, questa vita, come dice la veggente Visca Mediugori, noi siamo qui passeggeri di passaggio e che comunque moriremo, moriremo anche se non moriremo di Covid, prima o poi moriremo, ecco. Quindi vorrei chiedere a quei sacerdoti perché se hanno timore degli assembramenti che non ci sono, vi posso assicurare che le chiese sono molto svuotate e sono le uniche veramente a seguire fedelmente tutto quello che ci preserva dal contagio, distanziamento, mascherine, porte aperte, così con il freddo ci raffredderemo tutti quanti, ma non solo. Nella chiesa che frequento io ci impediscono di inginocchiarci durante l'Eucaristia. Naturalmente io mi inginocchio lo stesso e puntualmente arriva qualcuno a cercare di farmi alzare. Naturalmente io non mi alzo, ma vedere una chiesa completamente in piedi durante il momento massimo della più alta potenza divina che è quella della consacrazione, ecco, vedere tutte le persone molto poco reverenzialmente ancora in piedi, ecco, questo mi ferisce, mi turba profondamente. Ma se questi sacerdoti hanno così paura di questa morte corporale a cui comunque accederanno come noi tutti, ecco, allora perché non aumentare le celebrazioni? Perché non far sì che le persone vengano proprio richiamate dalla bellezza di Dio nel vedere pastori coraggiosi, pastori che si dedicano per quello che hanno inizialmente consacrato la loro vita, quindi dovrebbero ricordare il motivo perché loro sono lì su quell'altare. E che dire, anche il fatto che non ci danno l'Eucaristia in bocca, se hanno così timore del contagio, perché non lasciano libere le persone se decidere di rischiare questo contagio quando sappiamo benissimo che il Dio è il medico per eccellenza e quindi magari creare due corsie, fatemi passare la parola, nel senso chi non ha il coraggio di andare a prendere, ricevere Gesù in mano e chi invece si sente nel proprio cuore di voler rischiare anche la propria vita, chi perde la propria vita per Cristo la riceverà, ecco, allora perché non far sì che magari ci sia un'altra fila o si mettano al fondo le persone che decidono di rischiare? Perché privarci di questa libera scelta che la Chiesa stessa che comunque ci ha sempre donato?
Mi ricordo nel precedente lockdown, l'attuale Papa Francesco, ha dichiarato che lui desidera mantenere le distanze per non ammalarsi. Ma noi abbiamo avuto una santa, Madre Teresa di Calcutta, che ci ha dimostrato come non ha avuto timore di ammalarsi con i lebbrosi, donando tutta se stessa e tutte le suore che a lei seguivano, e non solo ha salvato tantissime vite e anime, ma ha anche, non si è mai ammalata. E la stessa cosa, Gesù ci ha dimostrato, guarendo i lebbrosi, che non è fuggito dal pericolo del contagio, oltretutto in un'epoca dove non c'erano nemmeno le cure, aggiungo io, ecco, perché allora in questo momento c'è all'interno della Chiesa tutto questo timore. Ma parliamo di ieri. Ieri il Papa attuale, durante l'Angelus, quell'Angelus tristissimo di una piazza che una volta, ricordo, con San Giovanni Paolo II era immensamente piena, adesso è desolamente vuota, ecco, ha detto che in tanti vorrebbero sentire parlare di vita eterna, ma Gesù è venuto per i poveri. Ora, io mi sono fatta una semplice domanda. Ovvio che Gesù è venuto anche per i poveri, ma aiutare i poveri è una conseguenza della nostra fede ed è una cosa proprio veramente naturale per chi ha fede aiutare i poveri. Ma vorrei notare, ho notato che Gesù è nato povero. Quindi se c'era questo unico motivo per cui Gesù è venuto vivo sulla terra, se per salvare i poveri, allora sarebbe dovuto nascere ricco per aiutare tutti i poveri o perlomeno compiere un miracolo nei confronti di un povero e farlo diventare ricco. Ma ha detto al ricco che è più, in realtà ha detto al ricco che è più facile che un cammello entri nella cruna di un ago anziché attraverso le porte del paradiso. Quindi, se Gesù è nato povero, ci ha dimostrato che la povertà è un qualcosa che si può superare e non necessariamente i poveri sono santi, anzi, a volte la povertà imbruttisce a tal punto che ci si riempie di peccati. La vera ricchezza, il vero dono, la vera grazia, la vera ricchezza, ripeto, è quella di essere in grazia di Dio e seguire i suoi insegnamenti. Ma la verità, quella verità vera, vera fino in fondo, è che in realtà Gesù non è venuto solo per aiutare i poveri, che ripeto è una conseguenza dell'essere cristiano, perché chi ama Cristo ha quell'empatia, quell'occhio veramente di fratellanza umana. Se non conosci Cristo, come fai ad aiutare il tuo prossimo? Sei veramente autocentrato ed egoista se non conosci Cristo, perché solo Cristo ti insegna l'amore. Ecco, ma in realtà Gesù è nato per noi e ha detto, Giovanni ce lo dice, non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvarlo. Gesù è venuto per salvare il mondo, anche perché è scritto che per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte. Così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Ma per un solo uomo verrà la salvezza. E quest'unico uomo che ci ha portato alla salvezza è Gesù, anche perché il peccato porta alla morte. Ed è Gesù che è venuto a togliere il peccato per donarci la vita eterna. Allora, cari amici, veramente questo è un grande dolore che io ho nel cuore. E oltretutto, Madre Teresa di Calcutta ci ha dato, Santa Madre Teresa di Calcutta ci ha dato un altro insegnamento, che è quello che prima di aiutare il prossimo dobbiamo aiutare i nostri familiari, perché chi fugge dalla propria famiglia in realtà fugge da se stesso, va alla ricerca di un qualcosa che non è comunque il centro, non è comunque Dio, Gesù. Dio ci ha donato la famiglia, la Sacra Famiglia ce l'insegna, San Giuseppe ha lavorato per mantenere Maria e suo figlio Gesù, poi sicuramente hanno fatto opere di bene, sicuramente saranno stati più grandi benefattori, però ciò non toglie che per aiutare il prossimo bisogna prima aiutare la propria famiglia. Un'altra cosa anche che dell'Angelus mi lascia sempre molto molto triste è che alla fine veniamo sempre salutati con buon pranzo, arrivederci, ma la benedizione tanto attesa non arriva mai. In realtà ci sono anche altre tante povertà che sono state dimenticate, la povertà dei poveri in spirito, come noi cattolici che stiamo cercando veramente la parola di vita eterna. Noi dobbiamo sapere che
Gesù è venuto per la risurrezione della carne, per donarci la vita eterna, per sconfiggere il peccato. Quindi la povertà vera è quella della non conoscenza di queste realtà immense. Mi domando quindi per questi sacerdoti che non celebrano più la messa, anche se il DPCM per il momento permette di celebrarle, se credono ancora nell'Eucaristia, se credono ancora che veramente in quel pezzo di pane consacrato scorre veramente il sangue, c'è veramente il corpo di Dio. Perché se loro credessero veramente a questo, non dovrebbero capitare queste tristi, non dovrebbero capitare questi tristi episodi. Ripeto, Padre Pio ha detto, sarebbe più facile che la terra si reggesse senza sole anziché senza la messa. Attualmente veramente la Chiesa sembra più popolata da sindacalisti che si occupano di natura o di ecologia, dimenticando la propria natura e le proprie radici. E poi se veramente ci vogliamo occupare della povertà, allora dovremmo ricordare che la povertà viene sconfitta attraverso il lavoro. Allora è per il lavoro che dovremmo pregare, è per il lavoro che dovremmo infiammarci e impegnarci tutto, non per me, tutti, e non permettere che questi DPCM attuali, ad esempio, vadano veramente a penalizzare e a uccidere quel po' di lavoro che era rimasto. Oltretutto in queste 2 domeniche che sfortunati come me non potranno accedere alla messa, io ci sono andata lo stesso disubbidendo e andando in un altro comune e rischiando anche di prendere la multa e chi se ne frega, anche perché poi avrei detto al vigile che per me è un bisogno, è un bene primario, quindi vorrei capire anche se ci si può muovere da comune a comune in questi casi, penso di sì, ma io lo faccio comunque. Ecco, domenica prossima che perderemo nuovamente la messa per chi abita nel mio comune, per chi non si muove per andare in un'altra chiesa, ecco, ma domenica prossima è la domenica dedicata a Cristo Re dell'Universo. Ecco, una domenica, una festività così importante mi fa ricordare al precedente lockdown quando ci hanno fatto perdere tutta la Quaresima e mi auguro che almeno ci facciano vivere il Natale, anche se in realtà sono quasi certa che ci sarà qualche problema dell'ultimo momento che ci priverà anche di questa festa importantissima per noi cattolici. Poi un'altra cosa che io mi domando, allora, per andare a lavorare, per andare nei supermercati, soprattutto nei supermercati c'è molto meno controllo che nelle chiese e ci siamo molto più tempo che per andare ad una messa. Ecco, allora, la salvezza della nostra anima vale meno di 45 minuti una volta alla settimana che non riusciamo a dedicare al nostro Signore Gesù Cristo? Ci impongono di non poter accedere alle messe? Ecco, perché in Italia non facciamo come in Francia e andiamo davanti alle messe o addirittura come i nostri giovani che ci stanno insegnando che vanno davanti le scuole chiuse? Ecco, perché noi non andiamo davanti queste chiese chiuse ed esigiamo e chiediamo a gran voce ed eleviamo al cielo le nostre preghiere e alla terra le nostre voci per chiedere ciò che è un nostro diritto donatoci da Dio, la Santa Messa. Oltretutto, la prossima domenica sarà l'ultima domenica dove si userà il messale che conosciamo, vedremo i nuovi cambiamenti, ma un'altra cosa che mi rattrista veramente tanto è vedere tutti i cambiamenti che ci sono in questo ultimo pontificato. Ecco, io veramente continuo a dire troppe novità, non le capisco. La parola di Dio eterna, il Magistero lo conosciamo, il Catechismo della Chiesa Cattolica anche. Cosa c'è da cambiare tutto se non creare confusione e divisione? Gesù è morto e risorto per noi, per salvarci dal peccato che porta la morte e redimerci e donarci la vita eterna. Questo deve essere il centro della nostra fede. Credere nella risurrezione, quella risurrezione che il nostro Signore Gesù Cristo ha avuto già in anticipo per tutti noi. In questa vita noi dobbiamo cercare Dio e donare Dio. Questa è la vera unica ricchezza. Questa è la vera e unica ricchezza non solo per l'uomo, ma soprattutto che la Chiesa deve donare. Ecco, con questo, cari amici, con questa, come dire, fionda di oggi, io vi saluto e riflettiamo insieme, su quanto sta accadendo. Grazie a tutti, se volete condividere la diretta vi ringrazio e attivate le notifiche. Arrivederci, ciao a tutti.